Francesco è un muratore, vuole mettersi in proprio e per farlo ha bisogno di una betoniera, ma non ha tutti i soldi necessari ad acquistarla. Andrea è un risparmiatore, ha messo da parte un po' del suo reddito e vuole farlo fruttare. Francesco e Andrea non si conoscono e, se non esistesse un mercato finanziario, per entrambi sarebbe difficile realizzare i propri obiettivi. Entrambi hanno quindi delle esigenze che vorrebbero soddisfare. Chi può rispondere a queste esigenze? Di solito, a giocare un ruolo fondamentale in queste situazioni c'è una banca. Andrea può depositare in banca i suoi risparmi e guadagnarci sopra degli interessi. La banca può valutare il progetto di Francesco e, se lo ritiene affidabile, gli può concedere un prestito per comprare la betoniera e avviare la sua attività. I mercati finanziari servono proprio a questo: trasferire per un periodo di tempo definito denaro da chi ne ha in eccesso e ha intenzione di farlo rendere a chi ne ha bisogno e può impiegarlo in maniera produttiva. Gli attori più importanti delle operazioni sui mercati finanziari sono i risparmiatori, le banche, le imprese e lo Stato. Vediamo ora, nella pratica, alcuni casi molto diffusi in cui una famiglia o una persona partecipa quotidianamente alle attività dei mercati finanziari. Chi oggi ha dei risparmi in denaro spesso vuole farlo fruttare, senza prendersi rischi. Sceglie quindi di depositare il denaro su un conto corrente, così da averlo sempre a disposizione. La banca mette insieme i risparmi versati da molte persone e concede dei prestiti alle aziende, che sono così in grado di portare avanti i loro progetti. Le aziende pagano un interesse sul prestito e la banca a sua volta ricompensa i depositi sui conti correnti con un interesse. Questa è la cosiddetta funzione di intermediazione delle banche. In altri casi, invece, risparmiatori e imprese entrano in contatto direttamente e la banca svolge un ruolo da semplice intermediario. Una prima possibilità è quella delle azioni. Un'azione è a tutti gli effetti una piccola partecipazione in un'impresa e dà quindi a chi la compra la possibilità di diventare socio dell'azienda. Chi possiede il 100% delle azioni è l'unico proprietario dell'azienda. Nella realtà, le grandi aziende hanno migliaia e migliaia di proprietari, gli azionisti. Gli azionisti si spartiscono i guadagni dell'impresa, ma corrono anche dei rischi. Se l'azienda va male e non ha utili, le azioni perdono valore, fino al fallimento dell'azienda e alla perdita di tutto l'investimento degli azionisti. Abbiamo finora visto solo alcune delle operazioni tipiche dei mercati finanziari, ma ovviamente ce ne sono molte altre. Intanto ci possono essere un gran numero di inversioni di ruolo. Un'azienda potrebbe avere dei risparmi proprio come una famiglia. A ricevere un mutuo magari sarà un'impresa. Oppure a fare l'imprenditore e ad avere bisogno di investimenti per un progetto, ad esempio una nuova autostrada, potrebbe essere lo Stato.